Ok, dopo tanto tempo, grande richiesta, ragazzi, Bloxfruit. Me l'avete già detto tante volte, cambia il tuo stile di combattimento, perché il Dark Step non è proprio massimo. Ragazzi, lo sto masterando per fare poi il Death Step, che io adoro Sanji. Infatti non vorrei frutti del mare, però ho trovato quello di gomma e boh, è figo. Per ora me lo tengo. Tu che ti guardi? Che ti guardi? Ah, sono tutti... Ah, sono quelli che ho ucciso io prima. Ragazzi, voglio per prima cosa riuscire ad ottenere un frutto qua molto, molto simpatico. Vediamo. Ok, sì, ogni due ore questo tizio vi dà un frutto, ragazzi. Qua potete ottenere dei frutti anche a basso livello. E ve lo fa costare in base a quanto avete di soldi. Oh no. Oh no, lui. Vabbè, per ora vediamo. Cosa ho ottenuto? Non male. Non male. Questo... Questo, ragazzi, vi faccio vedere un po' i frutti che ho per il momento. Oh, quello del falcone, che è il primo che ho trovato. Bomba, il chop chop. Questo dovrebbe essere quello del peso. E adesso potrei mettere nel mio store anche questo. E invece voglio proprio mangiare questo. Mangiamolo. Voglio mangiare quello del fuoco. Sì, questo è quello che volevo! Comunque qua c'è il nostro vecchio amico anche. Questo qua cosa vuole, scusa? Ah, ok, sta facendo vedere quanto è figo, ma a me non me ne frega molto. No, scut! Ho ammazzato un altro sottovalero. Vabbè, credo che mi voglia chiedere qualcosa. Non ho capito bene che cosa, ma credo che ci stia provando. 5 minutes later. Comunque, prima ho notato che avevi... Sì, immagino questo qua, che adesso io posso fare cose... Prendi questo! Posso fare queste cose. Ragazzi, letteralmente, potere del fuoco. Cioè, io ho il potere di ogni tipo di fuoco. Full fuoco sono. Faccio paura. Faccio paura davvero tanto, è incredibile. Come fai ad avere così tanti soldi? Beh, ragazzi, io ve ne volevo parlare, sinceramente. Ci sono dei trucchi per ottenere dei frutti molto simpatici qui su Bloxfruit. Dei frutti, ma anche dei soldi. E di conseguenza anche livellare velocemente. Anch'io vorrei un frutto buono. Sì, sì. Non gli avevo dato il frutto della barriera l'ultima volta. Io sto con le scale. Non ti avevo dato quello della barriera. Il suo frutto può fare questo. No, vabbè, no. È credibile. No, ma è il miglior frutto di sempre, raga. Per il meme. È il miglior... Ci sono io che posso fare salti infiniti, abilità infuocate, sparare proiettili di fuoco. Lui le scale verdi. Sono un po' inutili, cioè guardate io quanto salto rispetto a lui. Oh no, si stanno disintegrando le scale dietro di me. Ah! No vabbè, fantastico, mi piace un botto. Comunque allora, gli posso dare una mano, che dite? A fare un po' di soldi. Gli do una manina, così vi faccio vedere anche a voi come diventare ricchi su Bloxfruit. Ah, un hacker ci ha appena ucciso tutti. Fantastico. 5 minutes later. Allora, primo modo per ottenere intanto dei frutti su Bloxfruit abbastanza velocemente. Allora, voi più o meno dovreste spawnare qua vicino. Questa è proprio tipo la seconda isola. Dovrebbe essere la seconda isola, perché più in là ci dovrebbe essere la terra dei mulini. Poi lì ci dovrebbe essere la cittadina. E qua ci dovrebbe essere appunto la giungla. Qui nella giungla, ragazzi, tu intanto seguimi, vieni qua. Ok, vedo che mi segue. Qui intanto potete fare le prime quest, che dovrebbe essere di livello molto basso. Quindi per chi inizia è ottimo. Cioè le scimmie sono di livello 10, per farvi capire. E una volta che, come ho fatto all'inizio, voi andate qui di fianco, letteralmente. Se vi guardate in giro ci sono anche un po' di soldi, delle casse con dei soldi. Però la cosa più importante per ottenere il frutto è andare là da lui. E in base a quanti soldi avete, vi farà un prezzo per ottenere un frutto casuale. Quindi potrebbe essere uno schifo, come per esempio quello chop chop, a meno che non siete degli infami e odiate chi usa le spade. Da come ho capito funziona solamente contro chi ha le spade. E vi darò un frutto casuale. A me era capitato con la barriera che ho dato lui. Mi è capitato quello di gomma. Adesso mi è capitato quello di fiamma. Anche se io starei cercando quella del terremoto di Barba Bianca, perché lo adoro. Dai, prova a prendere un frutto nuovo e vediamo cosa ti esce. Magari ti esce qualcosa di più simpatico. No, no, di più simpatico di creare scale verdi. Non ho soldi. Ok, vai tranquillo, va bene. A quanto pare c'è bisogno di 40.000 e qualcosa per avere un frutto casuale. Vabbè, non è un problema. Lo aiuterò io a fare un bel po' di soldi, perché ci sono dei metodi. Soprattutto se avete un amico di livello più alto come me. Quindi adesso che si fa? Seguimi per prima cosa. Allora, per prima cosa dobbiamo cercare di prendere una nave. Essendo che lui non ha frutti che gli permettono di muoversi. Cioè, neanch'io. Perché per il momento il volo del fuoco è...
per livelli molto più elevati, abbiamo bisogno di prendere una nave. Ecco, magari una nave che sia anche ben veloce. Oh mio Dio, le scale. No, le scale non mi fanno andare. Cosa ha combinato? Ha buggato la nave. Ok, va bene. Andiamo a fare soldi. Non ce ne sono tantissimi per fare tanti soldi velocemente qui nel primo mare, ma uno c'è. Intanto, cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Ok. Intanto, il primo metodo è quello di abilitare la bussola qui di fianco che trovate e vi dirà l'NPC consigliato. Ok, giustamente se l'NPC consigliato sarà quello più adatto al vostro livello, che vi permetterà di fare più soldi ed esperienza velocemente. Qua ci sono dei pirati di una crew, credo. Qua invece potete sbloccare Lucky se volete, ma non è il nostro primo bersaglio. Uno dei primi metodi, se non erro, sarebbe quello di andare qua sopra. È tipo molto, molto in alto, quindi sì, sono tornate le scale. Fantastico. No, aspetta, riesci a creare le scale? Riesci a creare una scorciatoia con le scale? Dobbiamo andare tipo su in alto tantissimo. Cioè, nessuno di noi può volare, quindi... per dove? In alto. Molto in alto. Ah, vabbè, mi sa che non credo che in quanto di cooldown lui ce la faccia. Boh, proviamo a seguirlo. Non so come questa cosa potrebbe andare bene. 5 minutes later. Bro, le tue scale fanno schifo! The next day. Ok, adesso dobbiamo andare là sopra. Lui ha già capito. Allora, per andare qua sopra, non tutti ci possono uscire i primi livelli perché costa un botto di energia poter fare i doppi salti. Ai primi livelli non hai molta stamina, diciamo. Comunque, questa è una delle prime zone, se non erro. Cioè, in realtà è una zona un po' avanzata per loro. Cioè, muoiono malamente se colpiscono qualcosa. Ma qui da qualche parte ci dovrebbe essere un'entrata. Per un'altra parte, se non erro. Se non erro. Chiaro, qua ci dovrebbe essere questo. Ecco, c'è un teletrasporto per andare in questa zona. Seguimi, amico mio, che dobbiamo dirigerci da Asop. Più o meno dovrebbe essere lì la zona. Ci dovrebbe essere una zona segreta qua. Che è con dei bauli. I bauli, ragazzi, respawnano ogni tot di tempo. Mi pare 5-10 minuti. Forse anche di meno. Comunque, questi frutti, a parte che io qua da ragazzi sto facendo le quest, sono arrivato qua a fare le quest. Ecco, dovrebbe essere in questa zona qua. Vediamo, riesco a sbarazzarmi velocemente di questi tizi, così sblocco un po' di haki anche. Perché ragazzi, lo stile di combattimento di Sanji lo tengo anche per questa cosa, perché mi permette di masterare molto più velocemente l'haki dell'armatura. Ci dovrebbe essere intanto questo baule, qui intorno dovrebbe essere strapieno di baule, ecco infatti ce n'è un altro. Ce n'è un altro di qua. Perfetto. Ce ne dovrebbe essere ecco, un altro qua sopra. Perfetto. Vediamo chi riesce a... È stato bisciottato. Intanto mi occupo di questo. Ok, dovrebbe aver preso anche quel baule. E andando per di qua... No, amico mio, non ti far ammazzare che dopo tornare qua sopra... Oh mio Dio, ci devo pensare io, va bene. Per di qua ci dovrebbe essere questa entrata. Oh no, è l'hacker. E si muore così. Ok, è esploso almeno. Oh mio Dio, c'è seriamente questa... L'avete visto tutti, ragazzi? Quello è un hacker, l'avete visto tutti? Lui era qui, colpiva, l'ha shottato. È un po' strano, dite. Vabbè, dai, non c'è nulla di che. Se avete un'abilità che distrugge i blocchi, come potrebbe essere il frutto... Gam Gam. Io in questo caso è questo. Vi fa entrare in questa zona dove è pieno di casse, guardate. Qua sopra è tutto pieno di casse, è incredibile. Voi potete fare davvero i ciccioni di soldi. I soldi quelli grossi. Cioè, sono tutte dorate, quindi sono circa... non lo so. Cioè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono 8 casse. Cioè, vi potete fare 10.000 solamente qua. Avete appena iniziato a giocare, prendete 10.000 in questa maniera, siete già a un quarto... Per riuscire a ottenere il vostro primo frutto. E chi conosceva queste zone? Proprio questo è il punto. Vabbè, sto tizio ce l'ha con me. Ok, allora, il primo metodo era quello per ottenere dei frutti facilmente. Il secondo metodo è stato quello di ottenere dei soldoni abbastanza facilmente. Andiamo con il terzo metodo, che è un tantino più rischioso. In che senso? Bisogna sconfiggere un boss. Questo boss è relativamente forte per chi è basso livello. Ok, relativamente. Però, ripeto, ci sono io che lo indebolisco, quindi per lui dovrebbe essere facile. Quel boss si può ottenere volendo facendo anche la quest. Ma anche se non fate la quest, vi dovrebbe dare una cosa tipo 15.000
Che è comunque tanto per uno di basso livello. 5 minutes later. Ok, una volta venuti qua, che è la fortezza della marina, ragazzi, che potete vedere anche le... noi siamo della marina, quindi qua siamo i ben accettati. Comunque qua ci sono anche le varie cose. Potete anche provare a ucciderli. Però il fatto che alcuni sono forti, quindi non lo so quanto valga la pena. Appunto, il clou di riuscire a questa cosa è quello di, volendo andare da questo tizio, e per fuori il viceammiraglio. Se potete fare la quest, che però chiede il livello 130, ecco, vi dà 15.000. Ah, eccolo qua. Sì, è sto tizio qua che mi sta picchiando. Attivo l'Haki, che mi fa anche meno danno. Comunque, se il nostro amico mi viene a dare la manina, il fatto che siamo della marina e pure ci picchia, quindi è molto molto cattivo. No, bro. Attenta che ci muore. Dove è finito? Ci muore. Aspetta, ci penso io. Ok. Ecco fatto. Guardate la roba che vi dà. Vi dà 518 di base. Io sono già arrivato a 1.000.000. Più 15.000 solamente ammazzandolo. Quindi, quindi la cosa è molto semplice. Bisogna rimanere qua e farmare contro quel tipo. Se non avete ancora abbastanza livelli per riuscire a farlo, comunque ragazzi, è tipo il livello 130. Al livello 130 ce la fate abbastanza bene. Volete level appare in modo molto più veloce? Ci sta un piccolo trucchetto. Se voi andate su internet, ok, su Google, e cercate Blocks Fruit Codes, quindi i codici, vi darà una grandissima sfilza, anche per iniziare, di codici che vi moltiplicheranno l'esperienza per due, che potete riscattare qua andando sul simbolo di qui di Twitter. Voi mettete i codici, fate prova, potrete level upare molto più velocemente. E ce ne sono anche tantissimi, quindi potete avere tipo un boost di un'ora gratis, senza spendere Robux. In questa maniera, mentre fate le quest consigliate dal compasso qui, che vi traccerà e vi metterà anche il puntino, applicate quel per due di exp, e con una singola quest ai primi livelli ti fate tipo 10 livelli. Cioè è una cosa enorme. In questa maniera potete venire qua e arrivare a farmare il prima possibile. Un altro metodo che adesso andiamo a vedere, ragazzi, è come ottenere uno specifico frutto del mare. Voi dite, in che senso uno specifico frutto del mare? Ce ne sono due, però ce ne sono due di tizi che vi danno frutti del mare. Il primo è quello che vi ho fatto vedere all'inizio. Il secondo è praticamente suo cugino. Se non erro, lo dice proprio nei testi, che dovrebbe essere tipo suo cugino o qualcosa del genere. Che adesso lo andiamo a trovare. Ehi, mi ha rubato la nave. Allora, piccolo extra, perché è arrivato a questo punto del video, ragazzi. Qui, ah vabbè, a parte che qua c'è un altro scrigno molto molto buono. Qua, ecco, dovrebbe essere... ecco qui, Dark Step Teacher. Questo tizio, allora, non costa troppissimo, mi pare, di ricordare. Dovrebbe... ecco, io già lo conosco, ragazzi. Comunque, è quello che vi dà il mio stile di combattimento, che vi permette, ragazzi, una volta che siete andati da Rayleigh e vi ho insegnato l'Haki dell'armatura, questo che vi permette di aumentare la resistenza e i danni, questo stile di combattimento vi permette di fare molti attacchi consecutivi. E se avete l'Haki attivato, vi permette di level upparlo sempre di più. Perché l'Haki dell'armatura si aumenta in base a quante botte tiri. Ed eccoci qua, parcheggiamo. Benvenuti nella landa del terrore. Perché qua è piena di gente che si adora zuffare. Ecco, salve tizio, ti puoi levare un attimo. Grazie, te ne puoi andare. Vabbè. Ehi, cosa fai il mio amico? Ehi, ehi. Oh mio Dio, non so se ce la faccio. Ok, scappare un attimo. La fuga a volte è la tattica migliore per riuscire a sopravvivere. Ok. Dai che lo sciolgo, dai che lo ammazzo. Dai, corri. Corri, corri. Vedi, vedi che sono più forte. Questo tizio qua, lui va in giro per il mondo a cercare tutti i frutti che riesce a trovare e li porta qua. Qua ce ne sono alcuni. Ogni tot arrivano dei nuovi frutti, ok? A parte che ci sono degli spawn specifici per i frutti del mare, che al massimo li vedremo anche in un altro video. Però questo tizio raccoglie tutti quelli che non si riescono a trovare, da come mi pare di aver capito, e li raggruppa qui. Vedete, questi qua sono quelli più comuni che nessuno vuole in realtà, ragazzi. Cioè, lo dico subito. Lo potete anche regalare volendo, quindi se avete un amico che è iniziato da poco, cosa che dico che...
però dovete stare attenti, perché una volta che lo scegliete, ve lo fa mangiare in automatico. Quindi se ne avete già uno, tipo quello della fiamma, e non lo volete cambiare, proprio come nel mio caso, non lo comprate. C'è il chop chop, c'è il molla, boom, c'è qualcos'altro, il fiamma comunque, c'è abbastanza forte. Io vi consiglio di iniziare con quelli elementari. Perché alcune cose, come avete visto per esempio i pugni degli NPC, dei primi nemici, non vi possono colpire, potete farmare con molta più tranquillità. Cioè ci sono anche avanzati, ce ne sono ogni tanto, potete trovare, c'è lo spirit anche. Comunque, se avete un po' di fortuna, potete anche ottenere bella roba. Detto questo, ragazzi, spero che gli servirà anche a lui una mano. Questi sono tutti i metodi che conosco per riuscire a fare i frutti più velocemente, per fare i soldi, per fare esperienza, comunque tutto quello che vi serve per crescere il prima possibile ve l'ho dato. Se non ero, per di qua ci dovrebbe essere, ecco, anche un'altra stanza. Questa è una stanza utile, ragazzi. Una volta che sbloccate Lucky e ce l'avete avanzato come il mio, magari magari non vi potrebbe piacere che ce l'avete per tutto il corpo, lo vorreste magari solamente nelle braccia, solamente nelle gambe, come nel mio caso, perché io combatto con le gambe. E qua questo tizio qua, l'editor, vi può far scegliere la zona in cui viene visualizzata la zona nera. Il che è più figo, secondo me. Cioè, sono gusti personali. Però io per ora lo vorrei avere per tutto il corpo. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Se volete altri consigli o qualsiasi altra cosa, fatemelo sapere nei commenti, che vi darò una mano.